Lei vuol comandare a tutti come un dittatore, Jim. Metodi che non vanno qui. Smith è senatore, e anche se non le va è senatore, e qui siamo a Washington. No, Jim, non si tratta di me, lui è diverso, è onesto. E poi egli ha stima di me, e ci tengo che la conservi. Allora, o lui si allinea con noi e fila ben dritto, oppure io lo stroncherò per insegnargli come si vive. Non ammetto questo, Jim, e io non permetterò mai che vi si faccia del male. Salute a te, straniero. Sephora mi ha detto che hai protetto le mie figlie. Spezziamo insieme il pane, mentre Sephora andrà a prendere le vivande. Da dove vieni? Dall'Egitto. Attraverso il deserto, a piedi? Colui che non ha nome ha certo guidato i tuoi passi. Colui che non ha nome? Abramo è il padre di molte nazioni. Noi siamo figli di Ismaele, suo primogenito, ed obbedienti a Dio. In aula ho voluto osservarlo molto attentamente. Aveva la giacca strappata sotto l'ascella. Era un povero vecchio con la giacca rotta. Trascinava una gamba, ma cercava di nasconderlo perché se ne vergognava. Credo di capire quell'uomo meglio di chiunque. Si tratta di un vecchio, spaurito, insignificante e tranquillo che è stato nessuno per tutta la vita. Nessuno gli chiede un parere dopo 75 anni. Signori, è una cosa tristissima, non significa niente. Un uomo così vuole essere ascoltato. Ti diedi la mia parola e te la ridò. Vedrai che ti faccio avere il condono. Ti è stata mossa un'accusa specifica. Sì, il colpo ai magazzini Thompson, 4 anni fa. Ma questa è roba vecchia ormai. Non credo che abbiano prove in mano, Nick. Quando D'Angelo vedrà che non riesce a cavarti di bocca niente, scommetto che la pianta. Speriamo. Ah, vedrai che andrà tutto bene. Blaze, sono il giudice Holloway. Non sapevo che qua ci fosse un giudice. Per acclamazione, solo per acclamazione, come voi sarete sceriffo. Dicevano che eravate presentabile. Ah, grazie. Ma essere presentabili non basta. Quando ci si imbarca per venire a uccidere degli uomini e a giudicare quali uomini uccidere. Allora la legge dov'è? Credo che sarò io la legge, per vostra acclamazione. No, mia no, io non vi acclamo. Chiunque si sia messo al di sopra di tutti gli altri e non abbia alcun rispetto verso qualcosa che è più grande di lui è un barbo assassino. Sì, c'è qualcosa di più grande degli uomini, ed è la legge. Sì, giudice. Mi sentite? La legge! Avevo perduto la testa. Sono stato un idiota a credere in lei, a credere alle sue carezze. Smettila di voltarti in questo fango. E ora cosa faccio? Non c'è niente da fare, sono spacciato. Lo scopriranno. Verranno a sapere chi è mia moglie. Ricorda cosa hanno fatto ad Emil, che pure non aveva tradito. E io li ho traditi, ho rovinato tutto e non ho scusati. Anch'io farei lo stesso. Chi tradisce deve essere ucciso. Non è necessario che loro lo sappiano. Mattis è molto astuto. A Elena penserò io stesso, mamma. No, non in quel modo. Poco fa la guardavo mentre dormiva. Avrei potuto... Taci, Alessio. Sii sempre fiero del tuo sangue vichingo, ma cela la tua identità finché non raggiungi Clemel. Lo farò, padre. Non svelare il nostro rifugio, Re Artusa non farà domande. Ad altri non rispondere. Non risponderò. Ricorda il nome di Ser Gawain, è nostro amico. Ti darà buoni consigli, seguili. Onoralo quale grande cavaliere della Tavola Rotonda. Sì, padre. Se avessi bisogno di te mentre sei a Camelot, io ti avvertirò. Come, padre? Ti invierò questo, un messaggio che nessuno potrà contraffare. Ricordalo bene. Lo ricorderò. Addio, padre. Addio. Qual era l'indumento del quale il testa ha fatto ora cenno? Mutandine, vostro onore. Ma questo argomento tornerà a galla? Sì, signore. Quella parola, un certo non so che non va d'accordo con quest'aula. Non ne potremmo usare un'altra. Io ho sempre sentito mia moglie chiamarle così. Lei, Bigler? Sa, sono scapolo. Belle scuse. Va bene, grazie, tornino ai loro posti. Per conoscenza della giuria e per maggiore soddisfazione del pubblico, l'indumento di cui ha parlato adesso il test era esattamente... era un paio di mutandine.